come poi sono state scritte altre regole contro quelle di Raymond Chandler. Ogni tanto arriva qualcuno, un grande maestro, che dice basta regole, queste sono sciocchezze, adesso vi do le mie e ti dà altre regole. E sono quasi tutte valide, e quasi tutte, poi con le svariate sfumature date anche intanto dal contrastare un altro momento del genere. Lì era proprio un contrasto tra il giallo classico e il nuovo poliziesco all'americana, quindi era veramente due correnti, no, che si scontravano, che si dovevano dire fermo, tu hai fatto questo fino adesso, ma adesso le cose sono diverse. Poi figlio anche dei tempi, figlio di Raymond Chandler come scrittore. Le salverei quasi tutte, salvo soprattutto l'ultima, che è l'onestà con lo scrittore, l'onestà nei confronti del lettore. Credo che noi abbiamo una sola responsabilità, che è quella nei confronti della storia che scriviamo, che significa la responsabilità nei confronti del lettore che leggerà la nostra storia. Noi dobbiamo scrivere le cose che funzionano meglio per quella storia. Se non ci piacciono in qualche maniera, politicamente per esempio, non ci sembra che tornino moralmente secondo la nostra idea, però capisci che sono vere e che lì stanno e che lì funzionano, bene, lì cominci a muoverti.